Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto testo rotto o lesionato o tagliato con Adobe Illustrator, ideale per creare un titolo originale ad effetto per le nostre grafiche. Dopo aver creato il file, ci spostiamo sul pannello strumenti, selezioniamo lo strumento testo e andiamo a selezionare un font adatto per l'occasione, chiaramente varia in base a quelle che sono le nostre esigenze. Per il nostro esempio useremo Abril Fat Face, modalità regular, andiamo poi ad associare una dimensione al nostro testo di partenza che poi potremo eventualmente andare a ridimensionare in corso d'opera. Dopodiché andiamo a scrivere la nostra parola, poi con la combinazione dei tasti Shift più clic del mouse la vado ad ingrandire in modo proporzionale come in questo caso. Dopodiché apriamo il pannello livelli e per comodità andiamo a fare una copia del nostro testo, qui spostando il livello testo sull'iconcina crea un nuovo livello, poi andiamo a nascondere il livello testo originale. Con il livello testo copiato selezionato ci spostiamo con il tasto destro sul testo e andiamo a cliccare su crea contorno. Ecco, in questo momento abbiamo vettorializzato, quindi abbiamo tracciato il testo, non è più editabile come testo, ma a questo punto quello che ci interessa a noi è andare a tagliare il testo in modo da rendere l'effetto che ci siamo prefissati di raggiungere. Andiamo quindi al pannello strumenti a selezionare l'opzione taglierino che vediamo qui in questa parte di pannello. Dopodiché andiamo a tracciare delle linee che corrisponderanno ai tagli e possono essere fatti sulla singola lettera, su un gruppo di lettere o sull'intera parola o frase. Quindi posso fare un taglio continuativo come in questo caso oppure tagli singolari alle singole lettere, come in questo caso. Bene, una volta fatto il taglio, faccio un clic esterno con lo strumento selezione, dopodiché vado a selezionare lo strumento selezione diretta e se passo il mouse sopra e vado a cliccare sui vari tagli, mi renderò conto appunto di quelli che sono i tagli effettuati anche facendo una selezione intera. Perciò non mi resterà che andare a trascinare magari in alto o ai lati le parti di lettere tagliate in modo da poter vedere live l'effetto e chiaramente personalizzarlo in base a quelli che sono i nostri gusti, le nostre esigenze. Qui possiamo anche effettuare un taglio del puntino della I. Riprendo lo strumento cutter e con lo strumento selezione diretta vado a spostare la parte tagliata e così anche per le altre lettere. Chiaramente a questo punto posso andare anche a raggruppare le singole lettere e eventualmente spostarle con comodità, magari in senso verticale, creando quindi un disordine controllato nella disposizione delle lettere. Ma per esempio in questo caso vado a selezionare la singola lettera, poi col tasto destro la raggruppo, la sposto più in alto, vado a selezionare i tagli che compongono la singola lettera, di nuovo tasto destro la raggruppa e la vado a spostare magari più così all'interno dello spazio. E così anche per le altre lettere, raggruppo quindi tutte le parti tagliate in un'unica lettera, come se fosse appunto la lettera originale, e le vado a spostare nello spazio, in modo da creare un'armonia diversa, un disordine controllato. Al termine non mi resterà che selezionare il testo, poi andare col tasto destro, esporta selezione, ed eccolo qua il mio testo. Selezionerò la cartella di destinazione, il formato di destinazione, chiaramente PNG o JPEG se il file è destinato al web, oppure un file SVG se vogliamo mantenere un'alta risoluzione anche sul web, oppure PDF se vogliamo destinare questo file alla stampa e mantenere quindi, grazie alla vettorialità, un'alta fedeltà nella risoluzione. E allora mi raccomando, iscriviti al canale, non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto ma tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.